Sì, benvenuti in questo video, sono TheGhostGamerDB e bentornati finalmente sul mio canale. Oggi siamo qui su Minecraft, ragazzi. Già, su Minecraft. Come potete vedere, allora, io sono andato un po' avanti, ma come avete letto dal titolo, oggi si farà l'entrata della miniera e poi andremo a fare un po' di miniera, ovviamente, perché questo episodio sarà dedicato niente che po' di meno alla miniera. Come potete vedere, ho fatto un nuovo cavallo, ho preso quel cavallo che nello scorso episodio era qua che gironzolava in questa bellissima prateria. Allora l'ho preso, l'ho schiavizzato, adesso lui è il mio cavallo personale praticamente. Ok, allora io sono andato un po' più avanti, ti faccio vedere le novità. Qui abbiamo le zucche che stanno per arrivare perché ho un sacco di ferro e quindi pensavo di farmi un golem almeno. Ah sì, il magazzino, ragazzi. Allora adesso andiamo un attimo al magazzino, vi faccio vedere un po'. Intanto mi prendo qualche melone che così me lo mangio per strada. Il magazzino ve lo faccio vedere un po', che così vi faccio vedere com'è che l'ho organizzato. Eccoci arrivati qua al magazzino, ragazzi. Allora entriamo, chiudiamo le porte per evitare che entrino persone poco raccomandabili qua dentro. Allora, qui come potete vedere ho aggiunto i cartelli, qui ho messo cibo, verdura e carne inteso frutta, verdura, qualsiasi cosa, quindi se prima c'avevo voglia di scrivere verdura e frutta, quindi ho scritto solo verdura. Qua sotto abbiamo i relativi semi, insieme anche al prodotto finito. Vabbè, la carne, che ovviamente andrò a cucinarla anche tutta. Poi abbiamo pietra e legno, quindi sapete già. Poi abbiamo qua i minerali. Queste 6 casse sono dedicate sulle minerali, per chi si fosse perso l'episodio scorso, avevo detto che queste 6 casse le avrei usate per qualcosa di particolare e quindi sì, per i minerali. Ah, tra l'altro ieri ero in miniera, stavo facendo miniera, stavo cazzeggiando nei sottoborghi di Minecraft e ho trovato un bel po' di diamanti. Quindi a breve, a parte che mi sembra che con 27 ti puoi fare già l'armatura in diamante, però voglio aspettare perché voglio almeno farla per il drago, che così possiamo sconfiggerlo in modo, insomma, più protetti, ecco, diciamo. Diciamo che l'armatura che ho adesso si sta per rompere, quindi sì, meglio cambiarla, ecco, anche perché puzza, non so, cosa orribile. Qua abbiamo il Nether e le casse sono quasi tutte vuote, a parte alcune. E qui abbiamo il land, per quando che andremo nel land, quindi ovviamente è tutto vuoto. Poi abbiamo la sezione spazzatura, che dovevo scrivere in realtà generali, ma non importa. Quindi abbiamo qua tutte le mie attrezzature, tra virgolette, che avevo nelle altre casse buttate proprio là a caso. Intanto mi prendo i picconi che mi servono. Ok, a posto. Sì. E niente, sto qua il magazzino finito, magari cambierò anche i cosi qua, questi, che non so come si chiamano. Per la miniera, no? Dovevamo fare, a parte andarci in miniera oggi, pensavo di fare un'entrata, perché diciamo che sono stufo di scavare un buco, sì, un buco, una scaletta e poi andare giù. Pensavo di fare un qualcosa di... No, basta voi qua, mi avete rotto le scatole voi. Basta, dovete andarvene perché siete davvero una cosa orribile. Perché l'ultima volta che vi ho ammazzato mi avete mandato il mondo e per poco morivo. Cioè, ci sono morto in realtà, però non importa. Quindi statemi distante perché sennò vi desfo. Allora, no, ragazzi, io pensavo di fare l'entrata della miniera a ridosso della. Sì, a ridosso, all'interno di questa montagnetta qua. Che sembra anche abbastanza buono, diciamo, come punto. Perché è bello piano, togliamo un po' di erbetta che magari così evitiamo casini, ok? Sì, sembra buono comunque come cosa. Io pensavo di farla bella grande, tipo larga 3 e alta, che ne so, fin là più o meno. Poi qua ovviamente verrà tutto tolto, spianato tutto. E sì, dai, non sembra una brutta idea. Intanto vado a prendere una pala e iniziamo subito col spianare, che è meglio. Come al solito, ragazzi, vi ricordo che all'interno di questo video c'è una parola nascosta e nello scorso episodio nessuno l'ha trovata. Alla fine era
pecora blu, era scritto in piccolo in alto a sinistra, minuto 5:40, mi sembra, adesso non mi ricordo benissimo. Quindi siete stati un po' sfortunati, magari forse anch'io l'ho fatto un po' troppo piccolo. Vabbè, insomma, dai, questa volta lo farò un po' più grande e mi raccomando, trovate la parola perché per chi vuole essere salutato, insomma, la cercherà, ecco. Quindi niente, mi raccomando, state attenti e trovatela. Ma guarda, proprio qua dovevano passare. Guardali, 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 proprio qua. Il problema è che se io li ammazzo mi tocca subirmi un'altra incursione di quei bastardi. Dunque, ho preso la pala, ovviamente pala in ferro perché di ferro ne abbiamo. Quindi iniziamo a scavare. Io pensavo più o meno il centro è qua, quindi pensavo di fare una roba di questo genere. Scaviamo così. La facciamo alta. Alta 3, sì, dai. Giusto per avere anche lo spazio per scavare. Ok. E dopo ovviamente si va giù, si scava tutto. Qua facciamo intanto. Ma dai, ma che sfiga che ho. Ok, l'entrata è a posto, quindi l'abbiamo già improntata, insomma. Ora intanto mettiamo delle torce qua attorno in modo tale. Orca trota, che paura. Brutto bastardo. Vieni a rovinare mentre sto lavorando. Mannaggia te. Ok. Allora, come la facciamo questa entrata? Perché un ragazzo mi aveva consigliato di fare un mondo in creativa e io non l'ho fatto perché mi sono dimenticato, quindi ogni volta le cose le faccio così distinto come che vengono, insomma. No, a parte che tutta l'attrezzatura ce l'ho qua sopra. Ho preso un po' di materiale, ho preso uno stack di pietra, il muro di mattoni che ci è avanzato della volta scorsa, un po' di scalette, legno. E basta, solo volevo farla proprio rude, diciamo, quindi spartana, quindi senza troppi abbellimenti, proprio una miniera, toh, ecco, che non ha bisogno di tanto coso, tanto, come si dice, tanto abbellimento, toh, abbellimento. Spero di aver detto la parola giusta perché ok, tipo facciamo una roba di questo genere qua. Qua magari togliamo, mettiamo la pietra quella il pietrisco qua, così, ok. Poi vabbè, le scale, ma quelle là si aggiungono dopo. Sento rumori. Ah no, ok, è lama. Poi pensavo di mettere le slab così. Tipo una cosa del genere. Però dai, ho capito che mi vuoi male gioco, però insomma fammi fare le cose giuste. Ok. Dai, fammelo mettere là, ok. Magari allarghiamo di uno. Facciamo così. Così. E allunghiamo tutto di qua. Perfetto. Una cosa di questo genere molto, molto easy. Ok, dai, questa entrata un po' rozza così, volevo farla, sì, così nel senso, non proprio così, ma insomma, qualcosa di particolare in questo modo qua, molto rude, diciamo, ecco, molto, come si dice, molto spartano, ecco. Poi magari le torce, visto che devo tornare, anzi, da quei villager che avevano tutte le cose, le lanterne le volevo andare a prendere in prestito, tra virgolette, e poi non restituirle. Quindi va bene, allora io inizio a scavare finché non troviamo il diamante. Abbiamo scavato un bel po' e siamo solo a livello 36, no, 30, no, sì, 36, ok. E manca ancora un bel po', quindi adesso vediamo di muoverci, arrivare al livello di diamanti. Ok, siamo arrivati al livello 19 e siamo in procinto di arrivare, manca ancora poco, teniamo duro. Ok,
Ok ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta a livello 11. Sempre ho scavato un po' troppo. Ok, perfetto, molto bene. Livello 11 e sono molto più contento. Ora facciamo un bel tunnellazzo, bello lungo, magari una decina di blocchi, una roba di sto genere. Ok, tipo una cosa così, no? Bella tranquilla, lunga più o meno così, una decina di blocchi, non di più. Ok, allora, dopo faremo, allungheremo di tre blocchi da questa parte, di tre blocchi da questa parte, e faremo una sorta di, come si dice, di atrio qua, da dove da lì ci diramiamo e facciamo vari tunnel in modo tale da avere più possibilità per trovare il diamante. Ovviamente questo io lo farò off camera perché è un lavoraccio da ore, quindi, e da anche tante risorse. Come potete vedere, ho recuperato un sacco di pietra, un sacco di materiali molto molto preziosi. E niente, intanto così, questo qua che dovrà, cioè, sarà il nostro buco dove andremo per un episodio o due. Faremo un paio di episodi dedicati alla miniera, oltre a questo. Questo qua era un inizio, diciamo. Qua c'è una torcia in più che non serve, la mettiamo magari qua. Nel prossimo episodio troverete anche le scale, quindi a posto. Ok, allora intanto torniamo su. Comunque ragazzi, devo dire che con questa tastiera mi trovo davvero molto molto bene, molto più comodo rispetto al pad. Ok, ecco qua. Guardate che bella entrata di merda che c'è. Va bene, dai, non importa. Intanto il lama nostro, in questo lama sarà qui per sempre, rimarrai qua per sempre. Io non ti libero e ti lascio là. A parte che hai un blocco lì per salire. Raga, prima di concludere l'episodio, volevo solamente chiedervi un piacere, un qualcosa che per chi farà, insomma, per chi si inventerà, ecco, il nome più bello di questo cavallo qua, di questo bellissimo cavallo. E verrà, non solo riceverà un cuoricino nei commenti, ma anche il cavallo verrà scelto, verrà messo con il suo nome una volta trovate le targhette. E quindi mi raccomando, buttate giù tanti nomi. Potete fare anche più di un nome, nel senso, se commentate con, che ne so, con Pippo e dopo commentate con un altro nome a caso, vale lo stesso. Quindi se scrivete più di un commento per il nome non c'è problema. Li leggo tutti i commenti, quindi non vi preoccupate. E niente ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel like, soprattutto commentate e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. E dal vostro TheGhostGamerDB è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!